Laudetur Jesus Christus, cari amici, teleradioascoltatori, è Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 10 marzo 2022 per il nostro commento del giorno. Sempre riguardo questo conflitto che stiamo vivendo ogni giorno di più in un coinvolgimento e in una serie di osservazioni, considerazioni molto importanti in questo momento per noi per capire dove il Signore dirige gli avvenimenti, come possono essere impostate strategie efficaci anche per disinnescarlo e quale è la modalità più consona a quella che è la volontà di Dio in questo momento per agire veramente per il bene della stessa nazione, dell'Ucraina, della Russia, del mondo intero, dell'Europa. Per cercare oltretutto di vanificare l'azione nefasta e infernale di coloro che invece hanno soffiato sul fuoco per tanti anni per innescare questo conflitto, soprattutto nei confronti della Russia. E credo che la migliore osservazione che possiamo fare per trarre delle conclusioni che siano il più possibili conformi a quella che è la volontà di Dio in questo momento, è proprio quello di considerare come, pur diciamo, operando nella ragione, quindi anche nella necessità di porre un freno e porre rimedio, per esempio, a una situazione di aggressione continua che si è perpetrata per tanti anni da parte soprattutto dell'elite mondialista nei confronti della Russia, oggi tuttavia, che nel momento in cui la Russia interviene all'interno di una nazione come l'Ucraina per disinnescare soprattutto questa miccia che sta portando all'estensione di un conflitto che potrebbe provocare anche l'allargamento pericoloso su, diciamo, altri scacchieri molto importanti. Tuttavia, osserva Monsignor Viganò che la grandezza di un popolo e di una nazione sta proprio nel saper dominare gli avvenimenti e nel disinnescare anche una miccia nel momento in cui si riesce perlomeno a ottenere un risultato concreto che è quello di eliminare perlomeno una classe politica che in questo momento ha portato purtroppo la nazione dell'Ucraina a, diciamo, vivere purtroppo la tragedia che sta vivendo in questo momento. E dice Monsignor Viganò che anche per la Russia questo conflitto è una trappola, perché questo potrebbe realizzare il sogno proprio dei poteri mondialisti, che sono quelli, il sogno di estromettere definitivamente la Russia dal contesto europeo nei suoi rapporti commerciali, culturali, spingendola sempre più tra le braccia della Cina, forse con la speranza che la dittatura di Pechino possa persuadere i russi ad accettare il sistema di credito sociale e altri aspetti del grande reset, che finora la Russia ha evitato almeno in parte. Ma dice Monsignor Viganò che è una trappola anche perché la Russia non ha certamente torto nel voler denazificare, cioè eliminare un potere neonazista in Ucraina, no? Cioè l'eliminazione di gruppi estremisti che in questo momento hanno portato l'Ucraina sull'orlo di questo abisso, e garantire anche protezione e tutela agli ucraini in lingua russa come sacrosanto e doveroso. Quindi ci sono ragioni teoricamente sostenibili, però, dice, ciò non toglie, dice Monsignor Viganò, che veramente la grandezza di una potenza è nel non cedere, non cadere nella trappola che è stata creata ad arte da questi poteri, ma anzi ribaltare questa possibilità di allargamento del conflitto che soprattutto i poteri mondialisti vogliono in questo momento, e cercare appunto di disinnescare la miccia offrendo all'Ucraina delle condizioni di pace onorevoli senza proseguire nel conflitto. Questa è la grande,
diciamo, scelta assennata e responsabile che la Russia, diceva il signor Viganò, dovrebbe fare in questo momento, cioè quella di ribaltare questo banco, no? Di strategie che sono state intraprese soprattutto dal Deep State, offrendo all'Ucraina delle condizioni di pace onorevoli, senza proseguire nel conflitto. Anzi, dice, quanto più Putin ritiene di essere nel giusto, tanto più egli dimostrerà la grandezza della sua nazione e l'amore per il suo popolo col non cedere alle provocazioni. Attenzione, quindi è un passaggio questo molto importante che fa capire come se questa scelta di disinnescare la miccia e di aprire un tavolo di dialogo ragionevole con il popolo ucraino si riuscisse in qualche modo a realizzare, si scompaginerebbero improvvisamente gli avvenimenti. E si vanificherebbero queste strategie infernali che sono state innescate proprio per scaraventare il mondo in una guerra. E quindi la considerazione che fa Monsignor Viganò, che è molto interessante, è quella di far capire come l'azione della provvidenza, se si corrispondesse alla grazia da parte della Russia in questo momento, riallacciando un nodo, no? Di diciamo, sistemare le cose sicuramente, ma senza continuare nel conflitto, senza allargarlo pericolosamente, allora la provvidenza di Dio potrebbe compiere qualche cosa di grandioso. Allora la provvidenza di Dio potrebbe ridare veramente alla Russia un ruolo decisivo proprio per il bene stesso dell'umanità. Infatti, Monsignor Viganò dice: forse la provvidenza ha stabilito che sia Mosca, la terza Roma, ad assumersi oggi dinanzi al mondo questo ruolo quasi, diciamo, storico, profetico, per ostacolare l'azione anticristica. E se gli errori del comunismo sono stati diffusi dall'Unione Sovietica, arrivando fino a imporsi all'interno della Chiesa, la Russia e l'Ucraina oggi potrebbero avere un ruolo epocale proprio nella restaurazione della civiltà cristiana, contribuendo a portare al mondo un periodo di pace dal quale anche la Chiesa risorgerà purificata e rinnovata nei suoi ministri. E quindi vedete, questa è una richiesta, sembra quasi, no? Una richiesta del cielo che chiede alla Russia di fare quest'azione, quest'atto proprio di recupero, diciamo, della pace, no? Sempre nella difesa della verità, del diritto e della giustizia, no? Quindi rimettendo ordine anche all'interno di una situazione di conflitto che va comunque disinnescata. Ma dall'altra parte c'è una seconda richiesta del cielo, della provvidenza, che Monsignor Viganò pone invece ai paesi come gli Stati Uniti, all'Unione Europea, dicendo: gli Stati Uniti d'America, gli Stati europei non devono emarginare la Russia, come hanno fatto fino a questo momento. Non devono emarginare la Russia, ma anzi stringere con essa un'alleanza. Non solo per il ripristino degli scambi commerciali e quindi per la prosperità di tutti, ma in vista della ricostruzione di una civiltà cristiana che sola potrà salvare il mondo dal mostro globalista, tecnosanitario e transumano. Direi che questo passo, vedete, cari amici, ha qualcosa di profetico. Sembra quasi una richiesta del cielo che chiede oggi alla Russia, all'Europa, agli Stati Uniti di assecondare la volontà di Dio su due questioni fondamentali. La prima, la Russia disinnesca il conflitto, ripristina l'ordine, riapri un tavolo che possa scompaginare i piani dei tuoi avversari. La seconda richiesta arriva agli Stati Uniti d'America, all'Europa, che è quella: non continuare sulla strada dell'emarginazione della Russia, ma anzi stringi con essa un'alleanza, non solo per il ripristino degli scambi commerciali, per la prosperità di tutti, ma in vista proprio della ricostruzione di una civiltà cristiana che sola potrà salvare il mondo dal mostro globalista, tecnosanitario e transumano.
Questo, cari amici, è il nodo della questione. Questa è una lettura che, probabilmente ispirata, ci dà il quadro di quale potrebbe essere un cambiamento radicale di scenario se uomini consapevoli e responsabili corrispondessero alla grazia di Dio. E qui vedete, no, da parte della Russia è chiaro che l'appello si rivolge al presidente attuale Vladimir Putin. Ma da parte degli Stati Uniti l'appello va dritto, io credo, verso il presidente, ex presidente Trump, che in questo momento mantiene, nonostante tutto, un collegamento col presidente Putin. Un cambiamento di scenario che del resto il presidente Trump aveva anche ipotizzato nella sua presidenza, che era quello proprio di ricostruire un asse di alleanza tra gli Stati Uniti e la Russia, che i poteri mondialisti hanno sempre ostacolato, osteggiato e combattuto. Tutto potrebbe cambiare, un nuovo corso della storia potrebbe essere impresso in questo momento in scenari assolutamente imprevedibili se gli uomini corrisponderanno alla grazia di Dio, così come non fece, per esempio, Luigi XIV di fronte alle richieste del Sacro Cuore di Gesù, che gli chiese di consacrare la Francia al Sacro Cuore. Se avesse, diciamo, corrisposto in qualche modo a questa richiesta, avendone dei vantaggi incredibili che il Sacro Cuore promise proprio per l'affermazione della Francia in un ruolo straordinario a livello mondiale, invece al contrario, non corrispondendo a questa richiesta, l'abbattimento, diciamo, di barriere protettive e l'inizio di un itinerario di sfacimento religioso, politico e sociale, che sfociò drammaticamente nella Rivoluzione francese. La terza guerra mondiale, cari amici teleradioascoltatori, ci dice in pratica Monsignor Viganò, può essere scongiurata a queste due precise condizioni. La prima è il disinnescare sapientemente il conflitto da parte della Russia. La seconda è quella che invece riguarda Stati Uniti d'America e Europa, di riallacciare immediatamente un asse di dialogo e un collegamento particolare con la Russia per ridare alla Russia anche la possibilità di poter esercitare quel ruolo provvidenziale che certamente la provvidenza di Dio gli ha assegnato. Nel gioco della corrispondenza alla grazia di Dio o della non corrispondenza, cari amici, si gioca il destino, il nostro destino personale, il destino delle società intere. Vedremo che cosa accadrà. A noi, cari amici, comunque, il compito di pregare, di intercedere e nell'affermazione della verità e nella nostra coerenza di vita, nel nostro spirito di sacrificio, nella nostra ardente preghiera, soprattutto con il ricorso al Santo Rosario, quello di impetrare veramente questa grazia straordinaria che il Signore potrebbe dare, illuminando le menti di coloro che in questo momento guidano gli avvenimenti per invertire questo corso drammatico in cui il mondo si è incamminato a causa della perversione di coloro che volevano costruire esattamente l'opposto di quella che è la civiltà cristiana, cioè un mondo infernale che hanno voluto così, denominare come nuovo ordine mondiale. L'esito comunque è scritto e certo, non è quello della realizzazione dei piani del demonio, ma è quello del trionfo del cuore immacolato di Maria e della civiltà cristiana. Tutto può accadere ancora, cari amici, come se non si corrisponderà alla volontà di Dio, qualcos'altro di terribile potrebbe realizzarsi. A noi fare la nostra parte, soprattutto, dicevo, con la testimonianza della verità, con la nostra preghiera, il nostro spirito di sacrificio, nella certezza che è sempre il Signore che guida gli avvenimenti. E a tutti voi, cari amici teleradioascoltatori, l'augurio di una buona giornata. Laudetur Jesus Christus.